Testimonianze di fede, programma curato e condotto da Rita Sberna. Salve a tutti voi, carissimi amici di Testimonianze di Fede, benvenuti. Qualche mese fa avrete sentito parlare dell'uscita di un film dedicato alla Madonna dal titolo Terra di Maria, diretto dal regista spagnolo Juan Manuel Cotelo, presentato in anteprima il 12 settembre al Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa. È stata proprio, diciamo, una richiesta del regista, quello di mettere da subito sotto la protezione della Madonna la realizzazione, la messa in onda di questo film. Oggi parleremo di tutto questo con Francesco Travisi, insegnante di musica, che si sta occupando della distribuzione del film in Italia. Benvenuto. Ciao Rita, grazie. Allora, Francesco, Terra di Maria, qual è la trama del film? Ma senti, la trama del film è molto semplice. Inizia come un film di detective, perché c'è questo investigatore segreto, che sarebbe lo stesso regista, che in questo caso veste i panni di una sorta di James Bond moderno, a cui viene affidato un incarico, che è quello di indagare se questi cosiddetti cristiani, questi famosi svalvolati che da 2000 anni continuano a ripetere certe cose all'umanità, sono degli illusi, oppure se in quello che dicono c'è del vero. Se non ci fosse niente di vero, continueremmo a vivere come abbiamo fatto fino adesso, ma abbiamo visto che le cose non è che funzionano tanto bene. Se invece fosse vero che le ricette di Dio funzionano, perché non si può cambiare quello che c'è da cambiare? Quindi il regista, da detective, diventa una sorta di avvocato del diavolo e praticamente gira per il mondo interrogando persone reali, quindi non attori ma persone vere, che grazie a questa donna chiamata Maria hanno avuto un cambio di rotta nella loro vita. Quindi un medico abortista che dopo un'esperienza, diciamo, mistica, senza volerlo, a Guadalupe, ha cambiato completamente vita. Adesso, invece di abortirli, i bambini li fa nascere in una clinica in Virginia. Una modella che dopo una vita di vizi, anche lei di un aborto, cambia vita e ha un'associazione di aiuto a donne in difficoltà con la gravidanza. Quindi lui, da avvocato del diavolo, pone loro domande scomode. Quindi al medico abortista, per esempio, dice: tu che hai ucciso migliaia di bambini ancora prima che nascessero, sei così sicuro che la misericordia di Dio ti abbia perdonato? E così via. E, diciamo, il film non vuole dare una risposta. La risposta la deve dare lo spettatore stesso, che leggendo nelle risposte di questi protagonisti gli sguardi, la gioia della testimonianza che danno, può effettivamente dire sì, è vero, oppure no, è tutta una finzione. Il regista, fra l'altro, è un uomo molto cattolico, ma qual è stata la motivazione che lo ha spinto a fare un film su questa tematica? Ma senti, lui ha sempre avuto, diciamo, lui è cresciuto in una famiglia cattolica in Spagna, però, diciamo, io lo conosco perché ovviamente adesso c'è anche un rapporto di amicizia me e lui. Mi ha detto: guarda, io sinceramente ho sempre vissuto come normali le realtà della fede, quindi andavo a messa, mi confessavo, mi sono sposato in chiesa, ho battezzato le mie figlie. Però non ho mai fatto quello scatto di qualità, fino ad oggi, di dire: voglio vivere non parlando di Dio, ma voglio vivere con Dio e in Dio, che è un po' diverso. Quindi, che cosa è successo? Lui ha tanti amici non credenti, come penso anche ognuno di noi, e
ha voluto fare questo film per comunicare ai suoi amici non credenti, ma anche a noi credenti, che a volte ce lo scordiamo, che non siamo orfani, cioè che ognuno di noi non solo ha la propria madre biologica, ma anche una madre, tra virgolette, non biologica ma celeste, che spesso e volentieri ci dimentichiamo di avere. E quindi, diciamo, la finalità del film è quella di far scoprire a tutti quelli che lo guarderanno che abbiamo una mamma che si chiama Maria, che sì, è vissuta 2000 anni fa, ma che è ancora viva oggi, come è vivo suo figlio e come è vivo il padre di suo figlio, che sappiamo essere Dio. Quindi diciamo che la finalità del film per il regista è quella, farci dimenticare il senso di orfano che a volte ci pervade e farci riscoprire il senso di figli, che è quello che dovremmo sempre avere presente in tutte le cose che facciamo nella vita, ecco. Esatto, credo che questa sia una grande finalità. Poi il film, io ho visto il trailer, è veramente emozionante, ricco di tanti spunti e significati. Il film è già stato infatti proiettato in diversi cinema italiani e all'estero, ma in che modo verrà distribuito? Allora senti, ora la casa di produzione in Spagna, che si chiama Infinito Más Uno, che vuol dire infinito più uno, è molto piccola, perché è composta dal regista, dalla moglie e da un diciamo amico, ex alunno della scuola di cinema del regista, che praticamente fa un po' di tutto, un po' il tuttologo, macchinista, montaggio, insomma un po' di tutto. Quindi, essendo così piccola, diciamo le risorse economiche purtroppo non ci sono. E quindi diciamo loro hanno adottato questa modalità, che è la stessa che adotteremo e che stiamo adottando noi in Italia, di far sì che le persone, visitando il sito, che allora il sito è www.terradimaria.it. Le persone, andando su questo sito, richiedono personalmente, compilando una sorta di formulario, di poter vedere anche nella loro città il film. Ora ovviamente questo non è che è sufficiente, perché se una persona sola invia questa richiesta non è che il film viene presentato, ma quante più richieste verranno presentate dalla stessa città, tanto più facile sarà possibile presentarsi a una sala cinematografica, per dire, di Palermo, e dire: guardate, a Palermo ci sono 400 persone, 500, che vogliono vedere questo film e che porteranno con loro almeno altre 4-5 persone. Quindi diciamo che per adesso, e la cosa promette bene perché stanno continuando ad arrivare, siamo arrivati in tutta Italia a circa 8.000 richieste, che non sono pochissime, considerando che la pubblicità è essenzialmente tramite Facebook e tramite il sito internet che ti ho detto prima. Quindi diciamo l'invito che rivolgo anche a chi ci sta ascoltando adesso è questo: se volete vedere il film andate sul sito www.terradimaria.it e lì cliccate sulla sezione che dice vuoi vederlo? Chiedilo. Senti, e speriamo di poter arrivare e ritornare in Sicilia, perché come hai detto tu siamo già approdati al Santuario della Madonna delle Lacrime per affidare un po' il progetto nelle mani di Maria. Esatto, poi fra l'altro è stato presentato anche a Ragusa, al cinema di Ragusa. Ho una curiosità, com'è nata la tua collaborazione dall'Italia con questo regista spagnolo e questa troupe di attori spagnoli? Sì, allora diciamo è nata in maniera molto inaspettata, perché una mia amica di Firenze un giorno mi ha chiamato e mi ha detto: senti, ho visto su Facebook un commento dei tanti commenti che purtroppo vediamo tanto spesso invadere la rete contro il Papa, che appunto parlava dell'anello del Papa che, se venduto, avrebbe risollevato le sorti del pianeta, e una delle ragazze che commentava, una delle persone che commentava, diceva, aveva scritto: invece di dire
tante cose di questo tipo, perché non vi guardate questo film? E c'è il link al trailer in spagnolo del primo film dello stesso regista, che si chiama L'ultima cima. È un film che tratta della vita di un sacerdote spagnolo di Madrid, Don Pablo Dominguez, che durante un'escursione in montagna cade in un crepaccio e muore. Sulla base delle testimonianze che i parenti, gli amici, i compagni di seminario fanno di lui, ne esce fuori un'immagine di santo moderno. Quindi io ho cercato un po' su internet se c'era qualche traccia di questo film anche da noi in Italia, e niente. Quindi mi sono comprato via internet il DVD, e quando mi è arrivato l'ho visto insieme a questa mia amica e siamo rimasti folgorati tutti e due, non solo dalla storia ma dal modo di raccontare questa storia. E quindi spontaneamente mi è venuto proprio di creare dei sottotitoli in italiano, perché mia mamma è colombiana, quindi lo spagnolo lo parlo bene, da regalare poi al regista, in modo tale che lo potesse distribuire e diffondere anche in Italia. Dopo un mesetto e mezzo di lavoro mando questo file via posta elettronica al regista, che mi risponde dopo due giorni e mi dice: è esattamente il tipo di matti che stavo cercando, appartiene a questa categoria, benvenuto nel gruppo. Quindi ho detto: no, guarda, io non c'entro niente, non voglio essere considerato minimamente un matto, ti ho regalato questo file perché tu possa usarlo qui in Italia. E lui mi ha detto chiaro e tondo: facciamo meglio, ti do carta bianca per la diffusione del film nel tuo paese. E gli ho detto: guarda, io non c'entro niente, come hai detto tu prima, io sono un insegnante di musica, non ho niente a che vedere con questo mondo del cinema, della distribuzione. Lui mi ha detto: benissimo, forse una persona come te che non c'entra niente con questo ambiente riuscirà a fare più di tanti grossi distributori ed esperti nel settore. E quindi io ho cominciato a bussare a varie porte, la cui quella di una giornalista che insomma è una nostra cara amica, che è Costanza Meriano, che dopo averle mandato una mail ha pubblicato questo mio appello sul suo blog, e dopo due giorni c'erano già 70 persone che mi scrivevano chiedendomi: come si fa per vedere il film, che devo fare per proiettarlo nella mia parrocchia, ho un cinema che vorrebbe trasmetterlo, come fare? E da lì piano piano la cosa ha preso le vesti di una cosa seria, non solo così improvvisata, e siamo arrivati fino ad oggi, dove appunto non mi sono fermato all'ultima cima, ma adesso mi sono compromesso anche con quest'altro film, facendomi accompagnare da un amico che si chiama Giovanni Gori, che mi aiuta in questo, e niente, da privati sostanzialmente gestiamo la diffusione di questi documenti, ecco. Possiamo dire che oggi tutto questo è diventata una vera e propria missione. Sì, diciamo che il tempo anche che investiamo, diciamo così, non perdiamo, che investiamo in questo progetto è talmente tanto che si può dire che è una missione a tutti gli effetti, 24 ore al giorno, diciamo. Ma secondo te a chi è destinata la visione del film? Anche e soprattutto alle persone che si reputano non credenti? A quelle che comunque hanno la parte dell'avvocato del diavolo in un certo senso? Bravissima, sì. Diciamo che la finalità del regista è quella di arrivare proprio tra persone che non hanno mai saputo niente di queste verità. Quindi è molto semplice, a volte noi cattolici abbiamo questo difetto, che ci piace un po' fare le cose come quando i primi cristiani si nascondevano nelle catacombe e rimanevano, diciamo, impauriti a parlarci un po' l'uno verso l'altro. Il regista c'ha un'immagine molto bella che dice: oramai le catacombe non vanno più di moda, dobbiamo uscire allo scoperto e far sapere a tutti le verità e la bellezza della nostra fede. E con questo film
stiamo cercando di avere lo stesso approccio, cioè molti potrebbero pensare, ma perché non lo mandate gratuitamente nelle parrocchie, nei circoli cattolici? Sì, tutto molto bello, tutto molto fattibile, però rimarrebbe semplicemente una cosa per pochi intimi. E invece il messaggio è talmente grande, la mamma ce l'hanno tutti, chi è cattolico e chi non è cattolico. Quindi questo film, il messaggio di questo film è rivolto essenzialmente a chi non sa di avere questa mamma. E per questo motivo ci stiamo rivolgendo principalmente alle sale cinematografiche, perché in questi luoghi è più facile trovare persone che non abbiano mai sentito parlare di questa donna, piuttosto che in una parrocchia. Quindi ecco, l'appello è un po' questo, di cercare di far sì che questo film esca più che nelle parrocchie, nelle sale cinematografiche. Poi magari con le parrocchie, con il proprio parroco, andare a vederlo, però dare testimonianza allo scoperto, non rinchiudersi nei luoghi di sicurezza dei centri culturali, così. No, andare allo scoperto dove c'è più bisogno. Un po' come dice Francesco, il Papa Francesco, andare alle periferie dell'esistenza, che non sono le parrocchie, anche se a volte magari alcune parrocchie purtroppo lo sono diventate, ma è al di fuori, nelle periferie. Quindi noi riteniamo un po' che le periferie di oggi siano anche i cinema, che hanno oramai preso questo, diciamo, sono diventate anche disumane da un certo punto di vista, perché sono diventati dei luoghi di aggregazione dove tutti sono sconosciuti, nessuno fa amicizia con il prossimo, si consumano solo popcorn e si sta un'ora a vedere il film che ci piace. Invece possiamo, riteniamo, e quello che è successo negli altri paesi fa ben sperare, che anche in un cinema Dio ti possa parlare. Possa parlare a chiunque, a un intellettuale come a uno che ha la quinta elementare, a chiunque. Io sono convinta di una cosa, che qualsiasi luogo è adatto a parlare di Dio, ovunque e con chiunque, quindi penso che questa sia un'iniziativa veramente grandiosa, il fatto di portare Dio alla fine al cinema, far conoscere Maria al cinema. E ti dico, magari questa cosa potrebbe essere anche criticata, perché ma tanto le critiche ci sono sempre state e sempre ci saranno, per cui uno dice, ma tutti questi soldi che gireranno, in realtà ne girano molto pochi, perché comunque la finalità del film è veramente quella di essere visto da più persone possibili. Quindi se il modo per arrivare a tutti è in un multisala, ben venga il multisala. Sono pienamente d'accordo. Io vorrei leggere uno stralcio di ciò che viene detto nel film, che in realtà riassume tutta la trama. C'era una volta Dio, ma adesso abbiamo deciso di vivere come se non ci fosse. Nonostante questo, milioni di persone continuano a parlare con Gesù Cristo, che chiamano fratello, e con la Vergine Maria, che chiamano madre. Credono che siamo tutti figli di Dio e quindi lo chiamano padre. L'avvocato del diavolo riceve una nuova missione: interrogare senza paura chi convida ancora nelle ricette del cielo. Sono dei truffatori o dei truffati? Se scoprirà che le loro convinzioni sono false, continueremo come abbiamo fatto finora. Ma se non fosse una favola? Questo è, diciamo, quello che avviene nella vita reale, poi. Sì. Sì, e infatti ecco, secondo me l'approccio che il regista ha utilizzato nel film è adatto davvero a chiunque, a qualsiasi tipo di pubblico, perché si pone come un'indagine che non ha paura della verità, quindi la persona veramente onesta deve essere capace di guardare la verità negli occhi e dire: se trovo la verità in questo, devo cedere. Quindi chi si barrica, chi crea dei muri, delle muraglie di fronte alla verità e non la vuole accettare, è perché ne ha paura. L'invito del film è quello di dire: guarda, non c'è nessuna paura alla verità,
spalanca le porte alla verità e vedrai che non ne rimarrai deluso. Terra di Maria in soli 3 mesi ha superato i 60.000 spettatori raggiungendo 100 città e questo diciamo è un gran bel numero, possiamo ringraziare Dio di tutto questo. C'è anche un'affermazione del regista che mi ha colpito, lui ha detto: leggendo la Bibbia possiamo conoscere in modo intimo e personale quello che Dio vuole che noi facciamo, ognuno di noi. Sei d'accordo? Direi di sì. Diciamo, la sapienza di Dio, la pedagogia di Dio è molto più forte di quanto gli studi psicologici, gli studi pedagogici possano fare e dire nella nostra epoca e in tutte le epoche. Quindi ecco, penso proprio questo, che se Dio stesso, se noi pensiamo alla Genesi, l'Antico Testamento come comincia, in principio era il verbo, la parola, se ha dato così importanza alla parola e nel caso della Bibbia alla parola scritta, non vedo perché non si debba seguire ancora oggi e affidarsi totalmente a questo tipo di parola, perché è quella che Dio ha scelto per comunicare con noi. Ricordiamo ai nostri radioascoltatori che per chi volesse richiedere la proiezione del film basta accedere al sito www.terradimaria.it. Noi concludiamo questa bellissima chiacchierata ascoltando i 2 trailer. Ovviamente siamo una radio, non posso farli vedere. Possono collegarsi su YouTube però e guardare i 2 trailer. In realtà sono 2 trailer di Terra di Maria. Noi li facciamo ascoltare a conclusione e ti ringrazio di essere stato con noi. Grazie a voi Rita e un abbraccio a tutti gli ascoltatori. Grazie, Terra di Maria, buon ascolto da Rita Sberna. È in ritardo. Mi scusi, capo. Da quando la paghiamo per chiedere scuse? Stiamo per affrontare qualcosa di grande. Un'autentica rivoluzione mondiale portata avanti alla luce del giorno da persone insospettabili. Chi li coordina? Parlano di un padre, di un figlio, un fratello. C'è anche una donna. La chiamano la madre. Lei è l'intermediaria fra la cupola e la base. Rivela i suoi messaggi e scompare. Poi queste persone dall'aspetto insospettabile li diffondono al mondo. E il loro centro operativo? Sono dappertutto, li troviamo in ogni continente. Credono che qualcuno ci abbia creati tutti, che non veniamo dal nulla né torneremo nel nulla. Credono ci sia vita dopo la morte. Immagini le conseguenze se fosse la verità. Si infiltri tra loro, conquisti la loro fiducia e interroghi coloro che dicono di parlare con la madre. Cerchi di avvicinarsi a lei. Così, alla fine, arriverà al loro capo. Ho sentito una voce, così dolce, era materna. Lei mi disse: figlio, non ne hai abbastanza, sei pronto a tornare a casa. Era una voce femminile, era diretta, era per me. Perché mi stai ferendo? Pensai di essere uscito di testa. Si avvicinò e vidi una bellissima donna.
Io ricordo che c'era una voce dolcissima che mi parlava e che mi calmava come coccolandomi. Lei c'è sempre accanto, sempre ci accompagna, sempre ci consiglia. Testimonianze di fede, programma curato e condotto da Rita Sberna.